Chi è che ha una ricciola di 30 kg in macchina? Benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono da solo per scandagliare. Investirò 3-4 ore del mio tempo semplicemente scandagliando con il mio Lorenz HDS9 alla ricerca di nuovi posti dove poi andare a pescare. Quello è pesce, ragazzi, Mi ha segnato pesce. C'è questo scoglietto con del pesce su. Vedete? Abbiamo trovato subito un punto buono. Quella verde è roccia. Questo potrebbe essere pesce grande perché vedo degli archetti. Questo invece è pesce accumulato, quindi potrebbero essere tipo alici o castagnole. Gli mettiamo subito la bandierina rossa, che vuol dire che devo controllarlo. Il primo punto l'abbiamo visto. Ho trovato tutte belle pietre, mi sa. È una bella pietra. Questa è bellissima, questa pietra, Domani la andiamo a vedere. Qui siamo sui 40 metri. Qui siamo di fronte casa mia. Che ne sapevo che era così bella Torre Suda mia, anche a 40 metri. Stiamo rientrando, ho scandagliato più di 4 ore. Adesso vado ad allenarmi un po' in palestra perché devo ancora fare un po' di scarico. Perché ieri ho fatto la gara podistica la mattina e poi al pomeriggio sono andato a correre di nuovo, ho fatto altri 11 km. Mi emoziona parecchio anche solo il fatto di sapere che sto pescando di fronte casa mia. Ma è una bella emozione perché... Oh, una pietra. Mentre parlavo con voi ho trovato una bella pietra. Mi portate fortuna? Non è neanche molto profonda, siamo a 31 metri. Eccola. Il grande Guido. Bene, sono in mare. Quel weekend lì ci sono, torno dalla Sicilia il 20 maggio. Che la Homer fa due mimetismi. Fa un mimetismo sul nero, infatti si chiama la Blackstone. E fa un mimetismo invece più sul chiaro, sul beige, che secondo me è molto più adatto ai fondali qua, che si chiama la Holstone. Vai, ci divertiamo, grande. Un abbraccio, ciao Guido, ciao. Che bella cosa l'amicizia. Grande Guido che viene a trovarmi a fine maggio. Andiamo ad allenarci in palestra oggi e domani si viene qui a pescare. Potreste non vedere mai questo video perché sta per volarmi la macchina in acqua. Gabbiano, non mi cagare in testa, Una volta un gabbiano mi ha cagato in testa. E se ti caga da molto alto ti fa anche male. Lo so. Se questo sta facendo la trainetta. L'ha già visto, amico Fritz. Lorenz, hai fatto il tuo dovere. Secondo me il Lorenz è il miglior ecoscandaglio che ci sia. Dobbiamo fare una modifica alla sonda dello strutto a scanna. Buongiorno Saveria. Saveria, ciao Saveria. Ho dato il nome al gommone. Si chiama Saveria, in onore a Saveria, il cavallo di Massimo Troisi. Nel film Non ci resta che piangere. Io gira Saveria, vai dopo, casa. Ti porta. Vai Saveria, gira. Sì, vengo. Saveria, dai, buona. È arrivato pure Giovanni Terminator. Il mio abbigliamento di oggi: la J60 da 8,5 perché c'è il taglio di acqua gelido a 30 e pantalone da 5 con le UP2. Sono le nuove, sono quelle più lunghe. Io direi di fare un riscaldamento anche senza pescare e ci facciamo qualche statica a 15, 20, 30 metri e poi andiamo subito a pescare sui punti che ho trovato. I più bassi stanno a 32, 33 metri e i più fondi a 42. Può darsi qualche pesciolino oggi, lo vediamo. Allora, qua siamo su una pietra che ho trovato qualche giorno fa. Bello? No, bello? Qua non mi sta segnando pesce. No, qua zero. No, andiamo su un altro punto. Ed è una bella pietra su un fondale di 36-37 metri. Tutto fango intorno. Penso sia una pietra più grande dall'ecoscandaglio.
e c'è con tante pietre più piccole intorno. Questa verde è pietra. Ieri mi dava parecchio pesce sopra, oggi niente, non so se provare lo stesso o no. Dai, proviamo lo stesso. Ci prepariamo lo sgancio, dobbiamo fare le cose fatte bene, con molta calma. Abbiamo ancorato al TNT bene un pezzo di acciaio inox femmina che sta fisso, e poi ho messo il maschio qui adesso. E lo blocchi. Blocchiamo. Là c'è un baranco, la vela. Questa è la zavorra che mi porterà giù. Ah, dopo tutto, questo è un parecchio che non esce, mo. Si è fatto tutto l'inverno dentro casa. Eh sì. Appena mi vedi riemergere vieni verso di me, ok? Yeah. Ti do subito l'ok appena riemergo. Va bene. Tu. Aspetta, lo faccio stancare un po', carica, che poi lo vai a doppiare tu. Avevo la telecamera spenta. Come ti è arrivato? Dritta di fronte? Dritta di fronte. Quando sono andato giù ero concentrato e non ho pensato di accendere la telecamera. Mi sono ricordato che non avevo acceso la telecamera solo quando mi sono visto arrivare il ricciolone sulla mia sinistra. E quindi ho cercato di premere rec mentre allineavo il pesce, rischiando pure di perdere il momento giusto. E infatti l'ho sparato un po' in ritardo perché lei mi ha puntato, è venuta di fronte, e nel momento in cui dovevo spararla stavo accendendo la videocamera. Quindi ho rischiato veramente un sacco, ho rischiato che scodasse e la perdessi subito. Ho cercato di inseguirla, lei stava già allontanandosi e l'ho sparata. Porca miseria, non ho acceso la telecamera. Non ho acceso la telecamera. E quest'asta mi è arrivata tipo 2 settimane fa, la prima volta che è entrata in acqua, è già tutta storta. Quindi Homer, dovete mandarmi un'altra asta, subito. Grazie per aver visto questo video ragazzi, iscrivetevi anche al canale di Giovanna Terminator. Ci vediamo venerdì, non so ancora per quale video, ma ci vediamo venerdì, ciao! Non te lo dico dove l'ho presa, non te lo dico. Non te lo dico.